Ciaoissimo amici del canale Casa Superstar. No, Annalisa, Casa Superstar. Aspetta, aggiustiamo questa inquadratura. Io c'è di nuovo questo quadretto in inquadratura. In realtà mi è venuta l'idea, solo che ancora non l'ho attuata. C'ho sempre il suo quadretto appoggiato qua. E allora, no, fare tutto questo prima? No, 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 no. Ci tengo sempre a fare all'inizio queste cose che non c'entra niente. Tutte cose prese da Zara Home. Ero andata esattamente per un'altra cosa, sincera. È andata a finire che ho comprato cose cosissime. Te le faccio vedere. Comincio con un articolo che è della cosmetica. Nel senso, tu dici cosmetica da Zara Home. Loro intendono le creme per il corpo. Queste cose così, creme mani, saponi, bagnasco, ma è cosmetica. E ho comprato questo. Questo è un liquid hand wash Zara Home Green Herbs. Io di questo avevo già acquistato una candela che mi piace tanto. Ora, io poc'anzi ho lavato le manine, mi fanno ancora profumissimo. Allora, chiedo scusa su una cosa. Praticamente mi pungevano le manine, ho tolto i prezzi da tutto, ho buttato lo scontrino. Quindi io non mi ricordo il prezzo di nulla. Quindi se vai sull'applicazione Zara Home, perché se ti va puoi scaricare l'applicazione, almeno io così faccio, io ho scaricato l'applicazione, le cosette me le guardo lì, vedi i prezzi, ecco, questo mi pare che sia costato sui 3 euro, non ne sono sicura, comunque Zara Home Green Herbs. Devo dire che l'ho comprato perché ho utilizzato un altro hand wash a casa di una conoscente, era di un'altra profumazione che era in bagno, insomma, per lavarmi le mani, di certo non era in soggiorno, ma vabbè, comunque mi ha piacevolmente stupito il fatto che rilasci questo profumo per un bel po' di tempo, o almeno quello lì che aveva questa mia conoscente, però non ricordo assolutamente qual era la profumazione, che era molto buona, abbastanza delicata ma persistente. Comunque ho deciso di prendere questo qui. Allora, l'ho già aperto, ho riassemblato una parte, ma te lo faccio vedere così. Allora, veniva venduto in questo delizioso sacchetto di lino, ed è Zara Linen Collection. Ah, ecco perché il sacchetto di lino, cioè praticamente c'è l'accettino qui. Ora, ho detto, smesso cosa mi potrebbe servire, non so bene a che, ma mi potrebbe servire, vedi, era messo qui dentro con l'accettino così. Ed è questo, che è un profumo ambiente di quelli con i legnetti. Io ho preso Eternal Musk, che è buonissimo, muschio eterno. Ma tu lo sai che a me prima l'odore del... aspetta, lo poggio prima, eccomi là. L'odore del muschio non mi faceva proprio impazzire, adesso invece mi piace un sacco. Vedi come cambiano i gusti? Che buono, mamma mia, è... a me piace da morire. E lo monto con voi! Guarda, fa un profumo incredibile. Non è la prima... ah no, ho dimenticato! No, devo mettere questo. Non nascondo che a me capita spesso di comprare queste bottigliette da Zara Home, e non ti nascondo che ogni tanto conservo le bottigliette e lascio i legnetti e li utilizzo come oggetti di decorazione. Quindi ti... niente, ma è una cosa che io ti volevo dire, anche perché a certe volte sono proprio carine anche le bottigliette nella loro semplicità, lasciando stare proprio lo scopo del prodotto, ma nella loro... mi piace l'oggetto, mi piacciono anche i colori. E non ti nascondo che mi capita che certe volte mi piaccia il profumo ma non mi piaccia la bottiglietta, oppure mi piaccia la bottiglietta e non mi piace il profumo. Capita spessissimo questa cosa qui, che io ho questo problema che mi deve piacere pure la bottiglietta. Niente, ovviamente c'era anche la candela, se non vado errato. Sì, ma solitamente da Zara Home ci sono, sai che non mi ricordo se c'era la candela. Allora, rispetto, scusami se mi sto dilungando su questa cosa, perché io già ho fatto un video sui profumo ambiente, una cosa del genere. Allora, io mi trovo una meraviglia con quello che fa pff, quello con il vapore ultrasuoni, una cosa del genere, che ho comprato mille fiori, quello mi ci sto trovando una meraviglia. Obiettivamente tutte le ragazze che mi hanno dato il consiglio prendilo, guarda, veramente mi hanno dato un consiglio stupendo, perché è fantastico, lo adoro. Se riuscissi a trovare poi le fragranze che... vero che ne ho comprata una, aspetta, la faccio vedere, vado a prendere. Questa l'ho presa un paio di settimane fa in una bioprofumeria che si chiama Bioso Chic qui a Palermo, e si chiama Nasoterapia Rinasci, sinergia con oli essenziali puri e aromaterapia. Allora, ti dico cosa c'è dentro, oh santo cielo, perché guarda, c'è qualcosa che non va, ma veramente l'età avanza. Allora, lemongrass, arancio dolce, menta piperita, miscela a base di cacao e arancio, citral, limonene. Vabbè, buono, buonissimo, no, però buono.
Certo, letto come l'ho letto. Vabbè, non riesco a aprirlo. Comunque, vabbè, anche quando se lo apro tu non è che lo capisci, giustamente. Io già, nella mia mente stavo per aprire, stavo per dire. Molto molto buono e intenso. E questi prodotti nasoterapia ti devo dire che non sono affatto male. Comunque, prima di fare tutto questo discorso sul nasoterapia, ti volevo dire questo. Io li compro spesso. Questi di Zara mi piacciono eppure tanto. Secondo me funzionano pure abbastanza bene. Ne ho presi in passato altri decisamente più low cost, nel senso che proprio praticamente con quello che si spende per comprarne uno di Zara ce ne vengono tipo 15. Poi ho comprato queste due ciotole che mi piacevano da impazzire. Queste sono di plastica, costavano decisamente meno di quelle in ceramica. Me ne piacevano altre di ceramica, però guarda, per un attimo facciamo finta che non costassero quanto costavano. Facciamo per un attimo finta, metti che io avevo proprio la follia che spendo 45 euro per una ciotolina, per un attimo, no? Ma non è che fossero tutto questo granché, per cui dici una cosa, le ciotole più belle dell'universo, perfino prezioso, non lo so neanche io, ecco. Però non c'era niente che attirasse così tanto la mia attenzione. Queste hanno attirato la mia attenzione. Queste credo che siano costate sui 5 euro, non ne sono sicura, mi dispiace a tutte. C'erano qua sotto i prezzi, mi pungevano le manine e niente. Comunque guarda che sono carine, sono proprio deliziose. Hanno tutti questi pirigugli qui in rilievo e sono veramente molto 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 carine. Queste per fare colazione, per servire qualcosa a tavola, per uno snack goloso e sano come della frutta tagliata. Il mio amato porridge. Cose sostanzialmente che puoi mettere qua dentro. Mi piacevano, mi hanno fatto simpatia, mi hanno fatto veramente tanto simpatia. Tra l'altro io ho preso le ultime due, ho chiesto al ragazzo giovane Gioia Gaudio, non è che per caso ce ne sono altre due che le compro, e poi mi sono detto no, 5 euro l'uno, aspetta, 20 euro te le possono tenere. Meno male che non c'erano, che poi mi sembrava brutto dire no vabbè, te l'ho chiesto solo per sapere se c'erano, non perché le volessi comprare. Nella speranza che io non rompa anche questa, ho comprato una brocca. Ciao, sono Annalisa e compro brocche, perché a me le brocche piacciono, soprattutto quando siamo in tanti a tavola. Io metto una brocca, mi piace la brocca. Ora ne ho rotta una che ai tempi quando la comprai, ma io ti sto parlando veramente di un periodo che se ci penso a più di 10 anni sono passati, veramente. C'era un negozietto delizioso, cioè si chiamava Porcellana Bianca, una cosa del genere, che era in centro, qui praticamente non si sapeva cosa fosse. Ma anche io poco fa pensavo, insomma, vorrei dare un consiglio a qualcuno che si sta per sposare oppure sta per andare a vivere solo, deve prendere la biancheria per casa. Secondo me, guarda, io pensavo questo oggi mentre ero da Zara. Se ai miei tempi, quando mia madre cominciava a fare il suo benedetto corredo, perché qua si usa fare il corredo, se ci fosse stata Zara Home, io tante cose le avrei prese da Zara Home ai tempi. Ai tempi quando io cominciai a comprare le cose per casa, non c'era Zara Home. Comunque tutto questo per dirti che in quel negozietto, che mi pare che si chiamasse Porcellana Bianca, o io lo chiamavo Porcellana Bianca, perché niente di strano che io lo chiamavo Porcellana Bianca, guarda. Comprai una brocca che costò un sacco di soldi. Io non so che cavolo ho fatto, te lo giuro, se io ci penso ancora oggi non so che cosa è successo, ma sicuramente appena lo descrivo a qualcuno mi dirà guarda, è successa questa cosa. Nel versare, non mi ricordo se era qualcosa di caldo o qualcosa di freddo, nel versare questa cosa qui praticamente si è spaccata tutta così, in modo circolare, tra il corpo della brocca e la base. Si è proprio si è staccato e ha cominciato a uscire tutto il liquido, che praticamente in quel momento a me è sembrato tipo un bidone da 10 litri. Non era, cioè, ma perché è arrivato ovunque. Tra l'altro era te, mi pare, io non mi ricordo, perché si è rotta un po' di tempo fa. Non paga di tutto questo, comprai un'altra brocca spendendo decisamente meno, ma non spendendo poco. Mi è caduta per terra perché mi è scivolata dal manico, perché io sono un po' distratta, ma chissà che cavolo è successo in quel momento. Mi è caduta per terra, non solo si è frantumata in 14 milioni di pezzi. Anche lì il contenuto della brocca mi è sembrato praticamente che ti posso dire un'autobotte versata in casa, perché mi si è rotta nel salone, tra l'altro con persone in casa. No, guarda, mi veniva da piangere. Poi ne ho comprata un'altra ancora, costata decisamente ancora meno, e quella è costata veramente poco, che era di quello di vetro infrangibile. Mi è scivolata, si è staccato il manico. Direi, tu perché non attaccavi il manico? Perché solo il manico si è sbriciolato in 450 milioni di miliardi di pezzi. Io non so se hai presente il vetro infrangibile quando si rompe, in quanti pezzi si rompe? Tanti.
tantissimi. Quindi speriamo che mi vada bene con questa brocca. Speriamo che, che sia la brocca buona. Speriamo, è un po' sottilina, però non ti nascondo che pare sia costata una decina di euro. Vedi, io non ho Ikea a portata di mano, ma l'Ikea più vicino a casa mia si trova semplicemente a Catania, e quindi a circa 2 ore e mezza, 3 ore di macchina da Palermo. E andare per comprare una brocca, no. Comunque, vediamo se questa regge. Anzi, no, la frase giusta è: vediamo quanto regge. E queste sono le cosette che ho comprato da Zara Home. Devo dire che ci sono diversi oggetti molto molto carini per il terrazzo. Ho preso diverse ispirazioni per farle io a casa, sinceramente, perché alcune cose secondo me non vale assolutamente la pena comprarle. Nel senso che al negozio del lavoro si trovano. Io le ho viste. Infatti ho detto: oh, guarda, ora vado al negozio del lavoro e le compro lì. Spero che il mio video ti sia piaciuto. Per favore, non dimenticare di lasciare un pollice in su, seguitare me e i miei canali a crescere. Grazie, mia amica e mio amico. Incrociate tutte le dita che io riesca a girare almeno 2 video ricette nel prossimo fine settimana. Incrociate tutte le dita per me. Ho avuto l'universo che mi ha remato contro nelle ultime 2 settimane, non soltanto per le video ricette, ma per entrambi i miei canali. Ciao.